Era parecchio tempo che Napoli non era da solo in testa alla classifica. 1990. 1990, vede, ho lo statistico qui a portata di mano. Sono passati 25 anni dall'ultimo scudetto. Non le chiedo se Napoli lo vincerà, ma insomma il segnale che arriva dal San Paolo questa sera, Higuaín che parla di notti magiche, è un segnale importante. Lo riconosce o no, al di là della lunghezza del calendario e dell'aritmetica? Io sono contento di aver dato una soddisfazione a questo pubblico stupendo dopo tanti anni. Poi tutto finisce lì e da domattina dobbiamo ricominciare a lavorare, perché come siamo stati bravi in un momento negativo a non farci scoraggiare da niente e da nessuno, dobbiamo essere altrettanto bravi adesso a non farci esaltare da niente e da nessuno. Le chiedo se è stato un po' di braccino tennistico, insomma come si chiama nel gioco del tennis, il secondo tempo della sua squadra è stata più una questione fisica, di personalità, di mentalità, è là che dovete crescere? Ma il secondo tempo no, fino al gol del 2-1 stavamo dominando la partita. Secondo me dopo il 2-0 abbiamo dato la partita per vinta, per facile, per fatta, e abbiamo preso il gol del 2-1 e siamo andati in ansia dal risultato e abbiamo cominciato a sbagliare cose che noi non sbagliamo mai. L'uscita da dietro, le ripartenze, secondo me siamo andati in confusione mentale, può darsi anche meno brillanti fisicamente perché stiamo giocando tantissimo, quindi ci sta, però secondo me ha prevalso l'ansia dal risultato. Dal suo punto di vista le decisioni di Orsato, soprattutto il doppio giallo a Nakatomo? Ma penso che le ammonizioni che sono state assegnate sono state tutte giuste. Il primo fallo di Nakatomo era davanti alla mia panchina, ha fatto un fallo su un avversario che aveva già giocato la palla da più di un secondo, e il secondo fallo ha fatto un'entrata molto scomposta su un avversario lanciato, quindi ci stavano, come ci sta il giallo a Koulibaly. Come Orsato è in certe partite è una garanzia, mi sembra. Marco. Sarri, oggi è uscita la lista dei candidati al Pallone d'Oro. Sono Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Higuaín è il primo degli umani o fa parte della categoria dei marziani pure lui? Dipende da lui. Però è tendente al marziano? Se fa ancora un passo in avanti dal punto di vista mentale, sì. Ma in cosa consisterebbe questo passo? Deve diventare ancora più cattivo, ancora più applicato. Mannaggia, no? Luca, il perfezionista Sarri. Non bisogna mai accontentarsi, se no è l'inizio della fine. No, io sono, complimenti Sarri, io sono innamorato del gioco, della difesa, dell'attacco, abbiamo parlato. Io vorrei sottolineare anche il centrocampo, il modo in cui avete evitato che Icardi potesse dar fastidio a Jorginho con questi scambi tra i due centrali. Jorginho, avete frustrato veramente il tentativo dell'Inter di chiudere la vostra costruzione della manovra. Complimenti. A livello psicologico, lo so che sarebbe bello, come dice lei, che non cambiasse niente, cioè da domani si comincia a lavorare, però è abbastanza realistico pensare che qualcosa cambia adesso che siete primi in classifica. Conoscendo il Napoli, i suoi giocatori, l'ambiente, secondo lei è più facile? Sarà più facile il vostro cammino adesso che tutti vi stanno dietro? O era più facile prima quando c'era qualcuno davanti che magari si prendeva tutte le attenzioni? Sai, facile, questo è un ambiente bellissimo da vivere ma difficilissimo da gestire. Quindi sicuramente non sarà per niente facile, però conoscendo l'umiltà e le caratteristiche mentali che ha questo gruppo, penso che ce la possiamo fare tranquillamente a rimanere quelli che siamo sempre stati. Quindi è inutile parlare di tante cose, ci sono 72 punti in palio, con 31 punti non siamo neanche salvi, quindi di cosa stiamo parlando? Bisogna pensare solamente a Bologna e chiuso. Coraggio, ve ne mancano 9 alla salvezza, Sarri. 9 li possiamo fare. Sì, sì, ciao Maurizio. No, ripartiamo dall'aspetto mentale, quindi io credo che hai girato tanti campi in Italia, domenicali e quelli di allenamento. Adesso sono centri sportivi, magari qualche volta erano campetti così, con una rete, due porte, dove hai lavorato. Quindi io credo che alla fine la tua medicina per bilanciare le tue emozioni è il lavoro, che sarà difficile farlo
allo stesso modo, ma non parlo per te, cioè bilanciare le emozioni del tuo gruppo. Quindi io credo che sarà un grande lavoro, perché se dall'altra parte c'è l'entusiasmo per un primo posto raggiunto e un sogno che comunque l'ha portata, però qualche ragazzo che non ci è abituato dovrai gestirlo. Ma sai, io penso che domani dobbiamo solamente parlare del perché non siamo riusciti a gestire bene gli ultimi 20 minuti, senza parlare della classifica, senza parlare di altre cose. E dobbiamo parlare delle cose in cui abbiamo grandi margini di miglioramento. E quindi domani prenderanno un cazziatone per questi ultimi 20 minuti. Senza... Ho avuto la risposta, no? Sì. Mi sembra che l'ho avuto. Cazziatone ai giocatori e Higuain che deve migliorare. È la salvezza che non è ancora stata raggiunta, questo no, abbiamo capito. Stefano. Non le parlo di scudetto per non farla arrabbiare né parlare di bestemmie. Le dico... nervosire. Esatto, invece le chiedo un'altra cosa. Io lo so che a lei piace poco parlare di se stesso, però qual è il merito che si ascrive di più? Secondo me, le dico la mia, secondo me trasformare la difesa, non solo Koulibaly ma anche Albiol è un giocatore completamente diverso da un anno fa. Questo Napoli ha preso 3 gol nelle ultime 11 partite, 1 nelle ultime 6, e se togliamo le prime 3 partite sembra, in cui comunque gioca con un altro ne abbia modulo... Ha preso 4 nelle ultime 16. Esatto. Compreso le partite in Coppa. Sì, poi le partite in Coppa le lascio perdere perché secondo me il Napoli è troppo più forte degli avversari. Ma parlo del campionato italiano, avete preso 6 gol nelle prime 3, poi è un'orologeria. Giampaolo ha detto, con l'Empoli è stato facile perché questi ragazzi sapevano tutto a memoria. Quello è il suo merito principale, perché Higuain va bene, ma Higuain è Higuain. Io penso che i grandi meriti sono del gruppo, il mio unico... merito penso che sia quello di essere stato quasi fin da subito credibile agli occhi di questo gruppo. Aver battuto Inter, Fiorentina, Juventus e Milan aspettando la Roma con la quale non avete ancora giocato vi fa sentire più forti? Ma non è che possiamo pensare di essere più forti perché in una singola partita abbiamo vinto anche perché qui a Napoli soprattutto la Fiorentina per collettivo e l'Inter per grandissimi valori individuali hanno fatto delle grandi partite, quindi il risultato di una singola partita va preso per quello che è. E sappiamo che queste sono squadre fortissime e posso fare lunghe serie di risultati, quindi non ci sentiamo più forti. Grazie Sarri, sì, se vuole si può godere queste immagini, lo spettacolo del San Paolo dopo il fischio finale, ce lo conferma pure lui, sarà incerta ed appassionante, no? La stagione fino alla fine, sottolineando i meriti anche di squadre che sono andate al San Paolo a giocare con determinazione e con buoni risultati al di là di quello che ha detto il campo al 90esimo come Fiorentina ed Inter. Ancora queste immagini, su queste immagini mi avvicino alle partite del prossimo turno con Barbara Pedrotti che ha qualcosa da dirci.